comportamenti espressivi sono dati dai gesti, dalla mimica facciale e dalle espressioni vocali che esprimono uno stato emotivo. Charles Darwin le ha studiate negli animali inferiori, giungendo alla conclusione che anche gli insetti sono capaci di provare sensazioni e di esprimere con la faccia collera, gelosia e amore. Lo scienziato ipotizzò che le emozioni fondamentali siano legate a determinate espressioni facciali in modo innato. L'evoluzione ne avrebbe fissato le basi biologiche perché l'espressività emotiva rappresenta un vantaggio ai fini della sopravvivenza. La tesi fu contestata dai comportamentisti e anche la ricerca sperimentale non arrivò a risultati conclusivi fino a quando tra gli anni 60 e 80 alcune ricerche sul campo hanno dimostrato che persone di diversa appartenenza culturale e collocazione sociale associano correttamente le espressioni facciali all'emozione corrispondente. Ad esempio, in un esperimento degli anni 80, Paul Ekman si è recato presso i Four, una tribù isolata che vive sulle montagne della Nuova Guinea, per sottoporre ai nativi brevi racconti, mostrando loro successivamente delle fotografie di bianchi che esprimevano particolari emozioni. Ekman ha notato che i Four associavano correttamente le immagini alle storie che evocavano le emozioni corrispondenti. Le espressioni di gioia, sorpresa, tristezza, collera, ripugnanza, disprezzo e paura sono dunque considerate innate e universali. Lo stesso vale per l'interesse. Sono le cosiddette emozioni primarie. Viceversa, le emozioni di vergogna, senso di colpa, invidia o lutto sono legate a valori ed espressioni codificati culturalmente, dunque non sono universali, ma riflettono l'elaborazione di specifici gruppi umani. Basandosi sulle osservazioni di Darwin, molti ricercatori hanno studiato le espressioni facciali, scoprendo che possediamo 7.000 combinazioni possibili di movimenti muscolari che ci permettono una straordinaria espressività facciale. Secondo Ekman, l'espressione delle emozioni spontanee, cioè gli impulsi, è molto differente dall'espressione delle emozioni intenzionali, quali emozioni e sentimenti, perché i due tipi di espressioni sono controllati da strutture cerebrali diverse. Lo psicologo ha ipotizzato che gli impulsi siano generati da aree cerebrali relativamente primitive, mentre l'espressione delle emozioni e dei sentimenti è controllata dagli emisferi della corteccia cerebrale. Ekman ha anche notato delle differenze nelle espressioni di chi sta provando un'emozione con chi la sta solo simulando. Un'osservazione importante viene da Darwin e William James, i quali osservarono che è possibile agire sull'espressione delle proprie emozioni per influenzare il proprio stato d'animo. Tra i contemporanei, Carol Hazel ha ipotizzato che le espressioni del volto servano sia a informare il sé dei propri stati emotivi, sia a comunicarli agli altri. In base a questa ipotesi, noi apprendiamo che siamo in collera perché il nostro viso accigliato fornisce questa informazione sensoriale al cervello. Allo stesso modo sappiamo di essere felici perché sorridiamo e non viceversa. La comunicazione, in questo come in altri casi, produce in qualche modo gli eventi che comunica. Nel 1974 Johnson Laird ha sottoposto questa tesi a verifica sperimentale, dimostrando che facendo muovere dei soggetti i muscoli facciali per produrre l'espressione di un'emozione, questi tendono a provare l'emozione corrispondente. Se è l'espressione del volto comunicare al sé gli stati emotivi, allora è possibile aiutare i depressi ad agire sulla propria espressione. Sorridendo di più avrebbero forse più pensieri piacevoli e sarebbero più felici. Non solo le nostre espressioni, ma anche quelle degli altri provocano delle emozioni in chi le osserva. Negli anni 90 un team di neuroscienziati dell'Università di Parma, guidato da Giacomo Rizzolatti, ne ha scoperto la causa, un gruppo di neuroni situati nelle aree motorie del cervello, che sono in grado di attivarsi sia quando compiamo un movimento che quando lo vediamo compiere un altro. Si tratta dei neuroni specchio, o mirror neurons. I neuroni specchio sono sia motori che visivi, per questo permettono all'individuo di provare le stesse sensazioni del soggetto che sta osservando, cioè di immedesimarsi in lui e comprendere in modo preriflessivo cosa stia provando. Rappresentano per questo la base neuronale dell'empatia e della socialità, presente sia nei primati superiori che nell'uomo.